Cari amici, buongiorno. Voi conoscete la parabola di Gesù Cristo, il buon seminatore, che aveva un seme che spargeva ovunque e il seme finì sulla strada, dove fu calpestato e non produsse nulla, tra i sassi, dove spuntò, germogliò, ma subito per mancanza di acqua e seccò, e la siepe, dove crebbe però fu soffocato, e infine nel terreno buono. Ora mettetevi nei panni di questo buon seminatore che deve seminare lettere, spazi pieni o vuoti, con i quali costruire un libro sacro chiamato Bibbia, e che nei primi 5 libri ha praticamente il suo antefatto. Vediamo un po' da che cosa possa partire il totale dei semi da seminare. Intanto le quantità non sono abbandonate a se stesse, sono sparpagliate a manciate. Ogni manciata si può considerare come una parola distinta. Quante saranno tutte quante le manciate, ossia le parole per esprimere una totalità? E voi dite, ma come si fa a capire? E io vi dico, si può capire a partire da un modello matematico posto in principio di calcolo, il ciclo decimale 10 e le sue potenze, tanto che possa essere un sistema che quando è cubico si presenta con l'indice 3 e diventa 10 al cubo. Ma poiché anche 3 è un ciclo che appartiene alla decina, il valore intero in cui l'indice 3 si trova è il numero 10, tanto che il modello unitario da cui noi possiamo partire è proprio questo modello qui. 10 elevato a 10. 10 elevato a 10 è l'unità costruita sul modello 10. Sono di fatto 10 che sono 10 e agiscono moltiplicandosi tra di loro, così come Dio disse di essere: io sono colui che sono. Essendo un 10, lo è per 10 volte che si moltiplicano tra di loro, quindi lo è come 10 che è in 10 e come 10 che si moltiplica per 10 volte con se stesso esprime 10 elevato a 10. Eccolo il valore unitario. Ora, quando questo valore unitario si esprime come un'area che vale 10 elevato a 10, tutta quanta la sua lunghezza per determinare l'area è data da 10 elevato a 5. Infatti 10 elevato a 5 per 10 elevato a 5 uguale 10 elevato a 10. Quindi abbiamo un'area
in cui un lato è 10 elevato a 5 e l'altro lato è 10 elevato a 5. Tutta l'area risulta 10 elevato a 10. Quindi abbiamo avuto la rappresentazione lineare di questo valore, che è un totale. 10 elevato a 5 è tutto estratto elettrico, ma anche magnetico. Quindi ci possiamo basare su questa quantità, che quando la esprimiamo in unità diventa così: 10 con 5 zeri, 100.000. 100.000 è il tratto in linea. Questo è il totale di riferimento, ma deve esisterlo a modo cubico, ossia tutte le lunghezze devono essere 100.000. E quando è un volume, deve avere un'area che sia reale. Cosa significa che sia reale? Non che sia 10 elevato a 5, ma 10 elevato a 4, ossia 10.000. Quindi quando noi abbiamo un'area reale che è data da 10.000 e 10.000, che sono tolte da dentro qui, praticamente noi abbiamo questo valore: 80.000, che è il flusso totale di un'area che è 10.000 in un lato e 10.000 nell'altro. Quindi vedete bene che abbiamo ottenuto il flusso totale, ossia le nostre manciate. Ora però dobbiamo riferire queste manciate a che cosa? A un valore unitario, che siano i semi contenuti nelle manciate. Quindi dobbiamo arrivare a un modello unitario che, come questo è un modello unitario, esista come modello unitario dentro questo, tanto che vi si possa muovere. Questo che cosa ci porta a dire? Che noi dovremmo avere una quantità di parole totale che è data da 80.000, riferito a che cosa? Io non l'ho ancora detto, il valore a cui è riferito tutto questo. Ho fissato qui un modello, ma questo modello non è il valore unitario di questo modello. Il valore unitario di questo modello è dato dal movimento unitario che esiste. Quant'è il movimento unitario che esiste in un 10 che avanza di 10? Un 10 che avanza di 10 occupa 20. Se nel 10 esiste un 1, nel primo 10 si muove di 9 e poi con tutto quanto il 10 si muove di altro 10. Quindi un 1 che occupa un 20 si muove di 19. Quindi il valore esatto da inserire qui dentro è un meno 19, perché in questo modo sì abbiamo riferito tutto il movimento al movimento unitario che appartiene al ciclo unitario che si muove interamente. E quindi il valore totale qui sarà 1, 8, 9, 9, 7. 79.981 devono essere le parole. Quindi parole e questo valore qui, perché l'ho messo lì in evidenza? Se le parole sono queste,
Questi sono i trattini che di due parole formano una parola sola. In Bibbia c'è un valore che dice, per esempio, azzi, e poi c'è questo. Questo qui praticamente è un fai una domanda e dai la risposta. Il trattino indica nei testi dell'ebraico il botta e risposta, che congiunge due parole in un botta e risposta di un contenuto unico. E il contenuto unico, dato come unitario, è tutto quanto questo. Questo è tutto il contenuto unico del legame tra due parole. Il modello unitario come sarà? Eccolo il modello unitario. È 10.000, perché è la realtà. Quindi il modello unitario della realtà è dato da 10.000. E poi dobbiamo avere il movimento, il quale movimento riguarda un sistema tridimensionale, ossia a tre parametri, quelli che formano un cubo, che avendo due versi fa sì che tutti i versi sono sei. Quindi noi avremo una velocità 1000 su 1000, che è unitaria, la quale avanza per sei versi e diventa 6000 su 1000, il che sono 7000. Quindi noi avremo un flusso 7000 che riguarda la totalità che esiste in questo flusso. Ma quando questo flusso avanza interamente, allora il 7 si raddoppia, è colui che è e diventa 14. E sono 14 in centinaia. Quindi a livello di 100, che è il piano, che è la radice quadrata di questo 10.000, infatti 10.000 in un verso solo è 100, 100%, esprime come 700 che si muove di 700 e vale 1400, mentre la sua area è 7 più 7 e dunque è 14. Quando noi facciamo il totale di tutto questo valore qui, abbiamo 11.400. 14 sarebbe in questo modo totale. Ma noi dobbiamo avere questa totalità che è in movimento. Di conseguenza, questa è la condizione statica. Questo valore unitario deve essere in movimento, ossia non deve essere 14, perché 14 esprimerebbe semplicemente il piano 7 e 7. Deve essere un 7 che si esprime a livello di ciclo 10, ossia deve essere un 7 che si moltiplica per le 11 dimensioni della velocità 10 su 1. Quindi 77 deve essere, e non 14, 77. Quindi 114 e 77 esprime in pratica il flusso 114 di un piano che è lungo nei due lati 77. 77 diviso 2 è 70, fa 35, 38,5, 38,5 e 38,5 sono i due lati del piano.
perché 38 e 38 fa 76 più 1 77. Un piano 38,5 e 38,5 praticamente con 38 per 38 forma proprio tutto il movimento di un giorno, perché forma 1444, che sono tutti i minuti primi che sono presenti in un giorno. In più questo valore 1 è il valore unitario che è collocato in ogni giorno come il tempo di un giorno. Insomma, questo quantitativo è il quantitativo totale del modello, che è presente proprio così, contiene la realtà, contiene tutto il dinamismo 700 più 700 di un fronte che, riferito all'energia 100, avanza 7 da tutte le parti, quindi 700, e nel valore relativo qui al dinamismo, il dinamismo di tutto il sistema decimale, che essendo 10 unità sono 11, quindi 77. 1000 più 1000, cioè 11.477. Ora, quando andiamo a contare in Bibbia, nel Pentateuco, tutti gli spazi vuoti sono un numero che è dato da questo numero meno questo numero. Perché? Perché anche i trattini separano due parole, ma le separano congiungendole in una sola. È sempre uno spazio che non significa altro che legame. Quindi, dentro queste parole totali esiste questo legame, e il valore totale dello spazio vuoto che noi troveremo sarà dato da 79.981 parole meno 11.477 trattini, il che determina 11 meno 7, 4, 7 meno 7, 0, 9 meno 4, 5, 9 meno 1, 8, 7 meno 1, 6, 68.504 vuoti, uguale 0. Ma che cosa sono questi vuoti uguali a zero? Sono energia. Tutta l'energia è indicata negli spazi vuoti che esiste tra le parole quando non sono legate dal trattino. Noi avremo 0 qui. Questo è uno spazio vuoto che vale 0. Questo è uno spazio vuoto che vale 0. Ma noi dobbiamo tenere conto proprio sia degli spazi vuoti sia dei trattini, perché sono quelle cose che separano le manciate del seme. Proprio quelli che sono vuoti del tutto, non valgono nemmeno come un trattino, sono dati da tutta quanta l'energia. Abbiamo visto che noi possiamo ricavarla per sottrazione, ma possiamo ricavarla anche per conto proprio. In che modo? Il modo è questo: quando noi abbiamo un valore che si presenta in tutti e sei i versi, vale 6 volte 11. Quindi 66 indica proprio il valore totale
che combina le 10 unità, che sono 11 dimensioni, in tutti e 6 versi, dei quali la metà è verso positivo, la metà è verso negativo. Cioè abbiamo un 66 che va da meno 33 fino a più 33 e ci va con la massa 1000, quindi sono 33.000 e 33.000, tutte le masse in equilibrio, perché questo positivo e quello negativo si equilibrano l'uno con l'altro. Quindi questo valore 0, che sembra 0, in effetti vale 66.000 ridotto a 0, perché è proprio il totale fatto tra meno 33.000 e più 33.000. Quindi abbiamo una quantità che è di 66.000 proprio in virtù del fatto che in migliaia, quelle della massa, devono essere le 66 che sono 33 in equilibrio. Poi, in relazione al 1000, ci deve essere la presenza totale dentro la realtà. La realtà quanto vale? La realtà vale 1000. Ma nel ciclo 10 è 10.000. Questa è tutta quanta la realtà, pari a 10 elevato a 4. Quando noi la consideriamo solo nella presenza, si riduce a un quarto e allora vale 2500. Quindi solo la presenza nella realtà considera 2500 unità, che sono il quarto di 10.000, 2500. E poi dobbiamo aggiungere la realtà, che è data da 1 in tempo e 3 in spazio, quindi un altro 4. Quando abbiamo il 66 che è tutta l'energia, la presenza che vale 25, 0, 0, e abbiamo infine un 4 che è la realtà unitaria 1 e 3, il totale diventa 68, 504. E come vedete è il 68, 504 che è un vuoto, ma ha una grande energia, perché di fatto quando il numero arriva qui e qui si equilibra nell'energia zero, separa tra di loro le varie quantità delle parole, perché le quantità sono espresse in dinamica e quando si arriva qui la dinamica è in equilibrio e comincia lo squilibrio di altre parole, che di parola in parola sono i versi che il buon seminatore compie per creare la sua opera. Ora, che nei primi 5 libri del Pentateuco contate accuratamente tutte le parole siano 79.981, tutti i trattini siano 11.477 e tutti gli spazi vuoti siano 68.504, potrebbe sembrare un caso quello che noi riscontriamo se andiamo a fare tutti i controlli, ma vediamo che caso non è. È proprio quel valore unitario che il buon seminatore ha usato per distribuire manciata dopo manciata tutto il buon seme e scrivere la Bibbia.
Parole contate sono seminate dal buon seminatore nel Pentateuco. Quante parole sono ideali a descrivere un tutto avanzante in cinque libri? Bisogna partire da un 10 elevato a 10 elevato a 0,5, ossia dalla sua radice quadrata, che si risolve nella lunghezza 100.000, che sia un volume 100.000 espresso in linea di flusso. Allora, 100.000 meno il piano, che è reale e ha due lati che in lunghezza sono 10.000 più 10.000, determina un flusso che è ridotto a 80.000 perché 20.000 dimensioni sono utilizzate nel piano trasversale. Il flusso è 80.000, è il flusso del piano il cui lato è la realtà unilaterale data da 10 elevato a 4, e la cui area si imposta su due lati uguali, uno elettrico e l'altro magnetico. Su queste basi, 80.000 è il flusso della realtà unitaria elettromagnetica. In essa bisognerà partire da un soggetto unitario collocato in esso come un 1 che appartenga ad un ciclo 10, il quale avanzi totalmente di 10. In questo contesto, 20 meno 1 uguale 19 è tutto il moto dell'unità decima nel suo ciclo 10 in unitario movimento. Pertanto, con 80.000 meno 19 uguale 79.981 avremo esattamente le parole necessarie ad esprimere tutto il moto di una parola nel suo ciclo in movimento intero, quando è parte di tutto il moto del piano reale nella lunghezza unitaria data da quella che è sia elettrica sia magnetica. Ebbene, nel Pentateuco ci sono esattamente queste 79.981 parole. Quante parole saranno legate da un trattino? Questo legame deve quantificare all'interno di tutte le parole un ideale valore unitario dato da due parole. Il modello reale unitario è dato da 10 elevato a 4, unità della realtà, e da un modello unitario che idealizzi la dinamica di un piano a lati 700 e 700, il cui flusso, posto 6 a 1, con 7 dimensioni, 6 dei versi totali dello spazio, a tre dimensioni lineari e uno di tempo, sia riferito alla presenza a 11 dimensioni espresse con 10 a 1 nello spazio-tempo, come 7 per 11 uguale 77. Pertanto, 10.000 più 1.400 più 77 uguale 11.477 è il modello unitario del legame espresso con il trattino tra due parole congiunte e del tipo di botta e risposta,
fai una domanda e io ti rispondo che cos'è. In tal modo il legame costituisce il 14,349658% e si pone come il moto ideale 7 delle 7 dimensioni di moto intero, laddove la parte decimale è data da 1 diviso 2,89, che è uguale a un numero periodico 0,349650 periodico, che è sommato a 1 diviso 124.999,875 e lo idealizza perfettamente riferendolo al periodo di 11 centesimi presente nelle tre dimensioni dello spazio e per il moto 2,89 contenuto nel 3. 1 diviso per 2,89 quantifica il moto unitario di 11 centesimi riferito a 3, per quanto vale ove è terzo dell'unità. Si noti come 349 più 650 periodico sia uguale come somma a 999, tanto che esprime l'ondeggiamento numerico dei due valori in esso complementari. E si noti come 1 diviso 124.999,875 definisca con il denominatore 124.999,875 il moto di una unità infinitesima nei 125.000 dati da quel milione diviso 8 che riferisce 10 elevato 6, ossia lo spazio in tutto il suo complesso positivo negativo, riferendola all'unità del modello complesso 8 dato da 2 per 2 per 2. Per cui, come vedete, il trattino evidenzia tra tutte le parole proprio l'ideale quantità che deve essere espressa non come separazione, ma come legame. Quindi, la relazione tra il legame e la totalità delle parole è proprio nella percentuale di quel 14% che è messa in relazione al movimento 7 del 7 e a un'onda che è tutta quanta esistente dentro 0,999 eterno. Nel Pentateuco ci sono esattamente questi 11.477 legami espressi dal trattino. Quante parole saranno slegate dal trattino? Le lettere viste, le lettere vuote, caratterizzano la condizione di assenza di movimento, in cui è zero, a zero di dinamica corrisponde la sola energia quantitativa. Potremmo semplicemente dedurre che esse sono date dal 68.504, che risulta per differenza tra tutte le 79.981 parole e quelle 11.477 legate dal trattino di botta e risposta. Devono però, per ragioni esattamente proprie, esprimere tutta la condizione dell'energia. Infatti, laddove le masse dello spazio sono unitarie in mille millesimi, tutti i mille decimetri cubi che devono esistere in un metro cubo,
la totalità dell'energia è data dal bilanciamento tra più 33.000 e meno 33.000. Pertanto dobbiamo avere 66.000 ad esprimere l'energia 6 per 11.000 che va in massa nei 6 per 11 versi uguali e contrari delle 10.000/1.000 masse esistenti nel rapporto 10 a 1 delle unità dello spazio-tempo. E quindi questa è l'energia totale in equilibrio. Poi ci deve essere la presenza di 2500, che deve essere la presenza un quarto della realtà 10 elevato a 4 uguale 10.000, relativa solo al quarto di presenza reale in fatto di tempo di presenza. E poi il tutto deve essere espresso dopo che è stato riferito a un quarto di presenza nelle quattro dimensioni della realtà unitaria quadridimensionale, che ha la dimensione 1 come tempo e la dimensione 4 come spazio. Il totale, dato da 68.504, esprime proprio l'equilibrio presente nelle quattro dimensioni della realtà. Sono le quantità esatte delle lettere che valgono 0 nei primi 5 libri che costituiscono il Pentateuco, che fu completato dopo i primi 4 libri, chiamati Genesi, Esodo, Levitico e Numeri, con il quinto, al quale fu dato il nome Deuteronomio, che significa seconda legge. Tanto per mostrare come tutto sia coerente, quando andiamo a vedere quanta è la somma di tutti i valori 1, 2, 3, 4 e 5 che esistono in tutti i primi 5 libri chiamati Pentateuco, vediamo con evidente sorpresa che sono esattamente 111.114, numero in cui ci sono nel Pentateuco 5 cifre 1 indicanti decine più l'unità nella Trinità dello spazio data da 1 più 3. Ora abbiamo controllato e abbiamo visto che parole contate sono seminate, ammanciate dal buon seminatore nel Pentateuco.